Buongiorno a tutti, grazie per aver accettato l'invito a questo importante convegno. Parleremo di artrosi, una patologia che sta aumentando sempre più in relazione alla popolazione. Tanti sono i soggetti interessati, almeno 5 milioni, e tendono a crescere, e cresce anche ovviamente la spesa sanitaria. Il nostro obiettivo è quello di contenere la spesa, ma soprattutto quello di offrire valide soluzioni per una migliore qualità della vita. Ringrazio per questo tutti i relatori che contribuiranno a trovare le soluzioni migliori, a cominciare dal primo approccio del paziente con il medico di famiglia, rappresentato oggi da Antonio Metrucci e Donato Zocchi, rappresentanti della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale per la Puglia e per l'Emilia Romagna. E poi con gli specialisti reumatologi Roberta Maggio e Giorgio Carlino per l'ASL di Lecce. Quando le cerniere, queste articolazioni, sono talmente arrugginite che le soluzioni conservative non sono più sufficienti, allora si ricorre alla chirurgia. Ne parleranno gli ortopedici Maurizio Fontana e Giuseppe Rollo, e anch'io presenterò qualche proposta. Per la riabilitazione ci affidiamo a Miria Assalve, fisioterapista delle Terme di Santa Cesaria, questa cittadina splendido gioiello del Salento. Abbiamo scelto come immagine di sfondo della locandina del programma una foto suggestiva che ho fatto personalmente in quei magici giorni di neve che, seppur con tanti disagi, hanno fatto vedere però dei paesaggi spettacolari. Queste sono alcune foto personali che ho fatto in quei giorni e le ripropongo oggi, oltre che per la eccezionale bellezza, anche quale sostegno a sopportare questo impegno di oggi con questa calura estiva. Dal programma originario è stata fatta una piccola ma importante modifica, che però non dovrebbe compromettere gli orari. Abbiamo eliminato la pausa caffè, invitando chi ne avesse proprio bisogno ad assentarsi un minuto e poi tornare. E abbiamo inserito un momento propositivo che ci è sembrato doveroso fare in questo straordinario contesto rappresentato da Santa Cesaria e dalle sue terme. Salute e turismo nel Salento. Ringrazio tutto lo staff di Medinforma e il suo presidente Alessandra Caragiuli, che lavorando spesso in sordina ci hanno però permesso di fare questo incontro, e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato con Medinforma per una adeguata informazione. Un doveroso ringraziamento vorrei farlo a Rocco Prede, presidente delle Terme, che ci ha offerto generosamente l'ospitalità. Presidente, a lei la parola. E io sono lieto e onorato di portare a questo, diciamo, a questo evento scientifico i saluti della società Terme, una società che per molti di voi che vivono nel Salento sicuramente conoscono, se non dall'interno comunque lo conoscono come località. La società Terme, dicevo, che ha vissuto, ha tribolato nel corso, diciamo, di questi degli ultimi anni non poco, perché ha dovuto trasformarsi da una società prettamente termalista a una società invece che incomincia a guardare alla salute dei cittadini, incomincia a guardare in maniera complessiva e non parcellizzata. E chiaramente il mio compito era solo quello di portare i saluti della società, che credo di essere onorato di aver avuto la possibilità di ospitare questo evento e la possibilità di aver conosciuto il dottore Catamo e la presidente di Medinforma Alessandra, che mi hanno dato la possibilità anche di approcciarmi. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto al dottor Catamo per l'invito. Io vi parlerò degli aspetti generali dell'artrosi, quindi vado avanti con questo. Quindi innanzitutto partiamo ovviamente dalla definizione. Che cos'è l'artrosi? Come tutti sappiamo, è un processo principalmente degenerativo caratterizzato dalla graduale perdita del fisiologico equilibrio tra fenomeni degenerativi e riparativi,
inizialmente a livello della cartilagine e successivamente anche a livello dell'osso subcondrale e della membrana sinoviale, determinando quindi uno scompenso globale di tutta l'articolazione. La classificazione classica dell'artrosi prevede la distinzione in una forma primaria e secondaria. La forma primaria è la forma in cui non si riconosce una causa scatenante nell'insorgenza dell'artrosi e quindi distinguiamo tre sottogruppi. L'artrosi localizzata, tra queste il coinvolgimento delle interfalangi distali con la tipica formazione dei noduli di Everden, delle interfalangi prossimali con i noduli di Bouchard, la rizoartrosi del pollice, cioè l'artrosi della travezzo metacarpale, e poi l'artrosi a livello vertebrale, delle coxofemorali, eccetera. L'artrosi generalizzata, che quindi coinvolge più articolazioni, è una forma di artrosi particolarmente invalidante ed aggressiva, l'artrosi erosiva. Nelle forme secondarie invece si distingue dei fattori scatenanti che alterano il metabolismo condrocitario e quindi sono responsabili dell'insorgenza poi dell'artrosi e quindi possono essere fenomeni meccanici, alterazioni di sviluppo, traumatismi oppure delle particolari patologie sia endocrine ad esempio metaboliche, ad esempio il diabete mellito, un ipotiroidismo, l'iperparatiroidismo, malattie ematologiche come ad esempio l'emofilia, malattie del connettivo e ovviamente malattie infiammatorie articolari. Grazie. Grazie Lucio per l'invito tutti gli anni a questi tuoi convegni. Buongiorno a tutti intanto. Mi scuso se qualche diapositiva sarà ripetuta, ma questa è dimostrazione insomma che è una patologia che si gestisce insieme reumatologi o medici di medicina generale. Puoi andare avanti? Allora, perché la medicina generale è molto interessata all'artrosi? Beh, perché ci sono diversi indicatori praticamente che praticamente ci fanno aumentare l'attenzione verso questa patologia. L'abbiamo già sentito, è una delle affezioni tra le più diffuse. Nella popolazione geriatrica soffre di dolori 1 su 3, sono diciamo il secondo motivo di consulenza in medicina generale dopo le problematiche respiratorie, che è tutto dire, sono dati del SERCH, che è l'istituto di ricerca della SIMG, e quindi un medico di medicina generale si trova ad assistere almeno 2 pazienti con problemi artrosici per seduta ambulatoriale. Quindi diciamo siamo molto interessati. E se delle problematiche osteoarticolari, diciamo che la maggior parte è rappresentata proprio dall'artrosi. Come vedete, insomma, il 72% sono rappresentate appunto dall'artrosi. Arrivato alle conclusioni, diciamo che il medico di medicina generale di fronte a un paziente artrosico non deve cedere all'automatismo e alla noia, no? Perché tanto è l'artrosi, si tratta di artrosi, ma deve rivalutare periodicamente la situazione. È opportuno quindi dedicare un tempo congruo al paziente artrosico, come facciamo per il paziente diabetico o per l'iperteso. Questo permette di analizzare meglio le strategie terapeutiche più opportune, quelle che sono più necessarie, capire un attimo il vissuto di malattia del paziente, la sua qualità di vita. Ripeto, spesso questi pazienti hanno anche uno stato depressivo per la loro situazione. Quindi è importante ascoltare e gestire il paziente artrosico, proprio per evitare di rompere artrosi, terapia farmacologica e sintomatica, e discutere di altre strategie importanti, come abbiamo visto, il controllo dell'obesità, il consiglio di un'attività fisica adeguata, consigli per evitare posture forzate o improprie comuni nell'attività quotidiana, ridurre per quanto è possibile gli sforzi e traumi meccanici, chiaramente conoscendo l'attività del nostro paziente, consigliare al meglio nelle varie fasi del percorso assistenziale anche nella scelta dello specialista e, questo cosa che forse non facciamo mai, verificare e rivalutare periodicamente la situazione appunto di questo paziente. Penso di aver finito. Sì. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie a Lucio Catamo, compagno di studio e di lavoro negli anni dell'Istituto Rizzoli, un saluto ai colleghi che ricordo sempre con grande piacere. E, dunque, il mio
mio campo è un campo abbastanza ampio da dover trattare, tre articolazioni, praticamente tutto l'arto superiore, quindi andiamo avanti a questo evento che è un evento a livello nazionale di cui io sarò il presidente, un grande piacere per me. Questo è il congresso nazionale della Società di Chirurgia della Spalla del Gomito, ne ha già parlato il dottor Catamo. Volevo solo sottolineare il tema, che sarà multidisciplinarietà, per cui tutti gli specialisti che afferiscono alle patologie scheletrico-muscolari o anche neurologiche dell'arto superiore, spalla gomito, verranno coinvolti, quindi un'apertura a 360 gradi multispecialistica in questa occasione, che spero possa offrire interesse. Altra cosa che volevo dire, non vorrei essere offensivo, un piccolo ricordo di semeiotica per quanto riguarda la spalla, i 3-4 esami fondamentali per esaminare una spalla. Vedete, siamo in sala operatoria, quindi una paziente che ha una lesione della cuffia dei rotatori. Cominciamo dal test di Giobbe per la valutazione del tendine sovraspinoso, che in questo caso ovviamente è lesionato. Prego. Vedete che l'arto destro è chiaramente insufficiente, la paziente è anche un po' addolorata, però questo è un test positivo. Avanti, per il test del sottospinoso, è uno dei test più sensibili, questo è il test di PAT. Vedete che anche qui il braccio perde la rotazione esterna. Io con questo ho finito, vi ringrazio tanto e andiamo alla discussione dopo, spero. Come ha già detto nella sua bella relazione la dottoressa Maggio, l'obiettivo che abbiamo è quello di migliorare la qualità della vita attraverso il controllo del dolore, cercando di migliorare la mobilità articolare o quantomeno di non farla peggiorare, rallentando l'iter evolutivo e cercando di limitare le alterazioni strutturali. E questo obiettivo viene perseguito già nel primo approccio dal medico di medicina generale, che fornisce le migliori indicazioni farmacologiche, come ha ben esposto il dottor Petrucci. Purtroppo il trattamento conservativo, per quanto utile, può non essere sufficiente. Chi ce lo dice? Sicuramente il paziente che continua a lamentare dolore e difficoltà a fare quanto lo faceva prima. E poi ci sono le indagini strumentali, le radiografie, l'ecografia, la risonanza magnetica. Gentili signore, gentili signori, io non sono un scienziato e quindi il mio contributo non è scientifico, però se io oggi a 85 anni ancora vado sulle cime della Via degli Dei da Bologna a Firenze, vuol dire che lo ringrazio a qualcuno, a qualcosa. Uno è il continuo contatto con la natura, che anche mi mette a dura prova. L'altro però, quando la natura mi ha un po' chiesto troppo, allora va bene andare a, diciamo, ai dottori. E io vado dal dottor Cattamo. Adesso giro, dopo una caduta col mountain bike, giro ancora bene con una protesi. Quindi per me anche mettere le protesi se necessario. D'altronde, da anni, moltissimi anni ormai, ho infiltrazioni nel ginocchio di acido ialuronico. L'osteoartrosi viene definita una malattia ad evoluzione cronica caratterizzata da delle lesioni degenerative e produttive a carico della cartilagine articolare.
E i sintomi principali sono il dolore meccanico, la rigidità, la limitazione funzionale dell'articolazione interessata, un'ipotrofia muscolare legata alla minore attività, oltre che ovviamente le manifestazioni infiammatorie acute a carico delle cartilagini interessate. Gli obiettivi della terapia nell'osteoartrosi possono essere distinti in obiettivi a breve termine, che sono rappresentati dal controllo del dolore e della rigidità e dalla riduzione dell'infiammazione, e in obiettivi a medio e lungo termine, cioè un arresto, un rallentamento della progressione della malattia, prevenzione delle deformità, ripristino della funzione. Vi saluto anche da parte delle mie colleghe, le fisioterapiste delle terme. Queste sono le mie disclosure. E torno un attimo indietro per parlarvi di quelle che sono linee guida terapeutiche dell'artrosi. Già la dottoressa Maggio ce ne ha parlato abbondantemente, si parla inizialmente, ma anche altri colleghi che mi hanno preceduto, è brutto parlare un poco avanti. Quindi abbiamo la terapia non farmacologica e paracetamolo, poi pazienti divisi in relazione alla presenza o meno di complicanze gastrointestinali e il passaggio alle terapie più avanzate con la viscosupplementazione e le infiltrazioni di steroide fino ad arrivare alla chirurgia. E quindi le infiltrazioni trovano indicazione chiaramente nelle patologie articolari, fondamentalmente nelle patologie non infette, per cui la infezione dell'articolazione è una condizione che non può essere assolutamente toccata, quindi è una condizione di controindicazione. E in ambito di puntatore. Quindi sì, abbiamo detto di patologie infette e non infette, patologie articolari e patologie poliarticolari. Le principali controindicazioni sono, abbiamo detto, la infezione articolare è una controindicazione assoluta, l'emartro, ma ve le dirò man mano. Chiaramente se si sospetta una infezione articolare è necessario prima effettuare un'artrocentesi, analizzare il liquido, e solo se il liquido risulta sterile si può partire per la infiltrazione articolare. Spero di essere stato nei tempi e vi ringrazio per l'attenzione. A me non ho già detto tutto, no, però volevo fare una puntualizzazione. Io nella doppia veste, ma ormai è 39 anni che faccio il medico di medicina generale, quindi sono un medico di medicina generale, non un ortopedico, ho la specializzazione, ma da quando non faccio più la chirurgia, chiaramente non. Però mi sono dedicato a questi eventi formativi prevalentemente, attraverso la società scientifica. Allora mi viene da fare una puntualizzazione. Visto che in sala ci sono medici di medicina generale, cosa ci portiamo a casa dopo questa mattinata? Allora, una cosa importante è che il paziente artrosico, come avete visto, è un paziente difficile, è la seconda causa d'accesso. Come dico io scherzosamente, è peggio del depresso, perché è quello che frequenta i nostri studi sempre e dobbiamo dargli una risposta. Però vedo ancora che l'atteggiamento nostro è: ma cosa vuol fare lei signora? All'artrosi, è anziana, per non dire che o è diversamente giovane, invece non diamo risposta. Allora, quando già affrontiamo così il paziente, sicuramente non abbiamo ottenuto quello che volevamo. Allora, più che curare, bisogna prendersi cura, quindi dire che al paziente possiamo trovare insieme alcune soluzioni ai suoi problemi, quelle che possiamo dare noi, perché penso che la medicina generale deve affrontare a tutto campo questa problematica. Perché il reumatologo io lo consulto per le forme infiammatorie più che quelle degenerative, no? Un secondo livello che serve a fare altre cose. Quindi da qui l'idea anche di imparare, no, alcune tecniche di infiltrazione, che è una delle terapie consigliate nell'artrosi. E io direi che la medicina generale, quando ha imparato a fare la spalla e il ginocchio, io direi, mi fermerei, ne avrei anche abbastanza. Le altre articolazioni diventano più impegnative e più difficili. L'altra cosa che mi viene da dire è che l'acido ialuronico funziona veramente? Mi sono fatto la domanda, perché vengo, ripeto, attraverso questi anni di studi, no, su questo. Allora, effettivamente adesso ci sono fuori evidenze abbastanza forti anche sull'utilizzo dell'acido ialuronico, soprattutto a livello del ginocchio.